Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi mi è arrivato un altro pacco, quindi scarteremo questo pacco, ragazzi, e vediamo che cosa c'è all'interno, perché sembra piuttosto grande. Allora ragazzi, si può vedere Golden Freddy proprio qua. Qua abbiamo Bonnie, aspetta, Bonnie, non si vede niente, Freddy qua, Chica e Foxy. Quindi ragazzi, tutti gli animatronics sono qua. Comprendo. Allora, saremmo costretti ad aprirlo, ragazzi, per cui come faccio ad aprirlo senza distruggere le immagini? Allora, piano e ben qua, piano e ben, molto piano e molto ben. Fuck, qua c'è un pezzo di scotch. Oh, non sembra aver influenzato nessuna cosa. Ok, ho aperto metà, ragazzi, per me è già sufficiente. Adesso cerchiamo di aprire l'altra metà. No, staccare Golden Freddy, no. Fuck me. Allora, vediamo. Ah, ok. Piano, piano. Non ci voglio credere. Lo metterò a posto, ragazzi, non vi preoccupate. Ho ucciso Golden Freddy. Ah, c'è anche una maledetta pinzetta. Oh, boh. Abbiamo... Uff, mamma mia. Ho appena guardato dentro. Già che ci sono le robe morbide, vuol dire che c'è qualcosa che... Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, non ho visto nulla, ragazzi, per cui non rompete. Orca miseria, sapevo che c'era altra roba, io stavo già per mettere via la busta, quindi qui anche non c'è niente, ragazzi. E qua Bonnie, what the fuck. Aspettate un attimo, ragazzi. Nessun atomo. Ok, allora andiamo avanti. Si inizia con questo disegno di Bonnie, ragazzi, che per qualche motivo ha un occhio storto. Non so perché. Osservatelo, vi perseguiterà nei vostri sogni. Adesso, allora, vediamo questa fanart che, porca ladra, ma non è solo una, ma porca la miseria. Allora ragazzi, abbiamo Nightmare Fredbear e Nightmare Foxy sulla prima fanart, quindi questa è, aspetta, quindi questa è, ragazzi. Stavo cercando di capire se mi entrava nel... perché ho effettivamente comprato una specie di schedario dove mettere tutte le vostre fanart, che è là, quindi devo vedere... è tutto là praticamente, ragazzi, perché... perché sì, quindi devo vedere se mi sta, spero che ci stia. E qua c'è scritto grande T, ovviamente, non l'ho neanche detto perché... per me è scontato, scherzo, dai, non è scontato. Però comunque non l'ho detto perché sono stronzo. Allora... give gift, give life, it's me, ragazzi. La scena del puppet che dà vita ai bambini. Vediamo qua, non c'è scritto niente. C'è scritto Eros. What the fuck? Eros Ramazzotti? È possibile, ragazzi? No, sto scherzando, dai. Il puppet che dà vita ai bambini con la maschera di Freddy qua. Give gifts, give life, it's me qua da qualche parte. Qua Foxy, qua Freddy proprio davanti al puppet. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Golden Freddy è rimasto fuori dall'inquadratura per qualche motivo, mi dicono. Capisco. E qua, ragazzi, l'ultima fanart di Toy Bonnie, ragazzi. E non so perché, ma questa fanart mi ha fatto tornare in mente Five Nights at... quella là con solo Toy Bonnie. No, non era Five Nights at Toy Bonnie, era un altro, non mi ricordo. Five Nights at Normans, ecco ragazzi, mi ha fatto tornare in mente quel gioco là, non so perché. Five Nights at Normans. Ah, fatto molto bene comunque, devo dire. Allora ragazzi, queste erano tutte le fanart che c'erano e adesso leggeremo questa lettera. Aspetta, aspetta, niente. Allora leggiamo.
Ciotti, mi chiamo Eros e ho 12 anni. Ti stimo tantissimo, ogni 10 minuti vado sul tuo canale per vedere se hai caricato un video. Spero che i miei disegni ti piacciono, anche perché per farli ci ho messo una vita e 51 minuti. Molto preciso, ragazzi. Se vuoi passare al mio canale, vabbè, mi chiamo Xavimon Inazuma. Faccio anche le teorie di FNAF. Bene, ragazzi. In futuro ti manderò altri disegni o altre robe. Continuo così. Comunque, scusa per la scrittura indecente, ti sei il migliore, ragazzi. Vedi, l'inquadro un attimo. Spero che sia a fuoco, perché in questo periodo la mia telecamera mi mette sempre non a fuoco e quindi io piango di solito per queste cose. E altre robe, niente, ragazzi, io devo dire che visto, aspetta, hanno aggiornato di nuovo il teaser. Ragazzi, ho appena visto che hanno aggiornato nuovamente il teaser. Già dovevo fare una teoria su JJ e adesso non avrò più tempo di farla, perché hanno aggiunto un altro Balloon Bob a Balloon Bob, ragazzi. Questo è un fatto molto sconvolgente per me, perché nessun altro mi ha mandato quella foto. Com'è possibile? Di solito appena no, ho finito. Che stronzo! Ci sono BB e JJ. E dov'è l'altro BB? No! Ma perché esistono, ragazzi? Io li ucciderei, li brucierei nel fuoco a tutti quanti. Aspettiamo sto aggiornamento di ottobre, ragazzi, e lasciamo perdere un attimo le teorie, perché questo è un vlog sulle fan art. Quindi, ragazzi, ringraziamo tutti Eros Ramazzotti. E oltre a questo video oggi metterò anche un bordello con voi iscritti, ragazzi, e vi dovevo anche dire una roba, perché visto che questo è un vlog, avrei dovuto fare un vlog a parte per dire sta roba, ma ve la dico in questo vlog per fare più in fretta. Adesso che è iniziata la scuola non avrò quasi mai tempo libero, ragazzi, perché avrò 6 ore ogni giorno da lunedì a venerdì, con qualche volta anche che torno a casa alle 3, quindi 7 ore anche qualche volta. Quindi, ragazzi, l'incubo più degli incubi non c'è, però comunque, ragazzi, cercherò di mettere un video mercoledì e un video sabato, e se non riesco sabato lo metterò domenica. Quindi 2 video settimanali, ragazzi, si torna agli standard del canale, perché un video al giorno, cioè, allora, se io torno a casa alle 2 mettiamo anche, pranzo finisco alle 3 circa e poi devo andare in palestra, quindi un'ora e mezza, 2 anche là, poi devo fare i compiti e studiare, ragazzi, vado a dormire alle 10, quindi il tempo, come potete vedere anche voi, non si trova. Però ugualmente, ragazzi, ci sono quelle, c'è quell'ora proprio di sera che posso fare. Quindi in quel periodo là cercherò di registrare, quindi lunedì registro, martedì edito e mercoledì carico, ragazzi. Così in 3 giorni avete un video. Spero che questo fatto non vi dia troppo fastidio, perché io sinceramente non ci posso fare altro, quindi anche se vi dà fastidio ve lo dovete tenere. E noi ci vedremo nel prossimo video che metterò tra qualche ora.